'Ndrangheta, operazione di polizia in tutta Italia, 56 gli arresti, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sequestrati beni per 250 milioni di euro. Le fiamme gialle di Catanzaro scovano 150 furbetti del reddito di cittadinanza, tra di loro persone benestanti, la moglie di un boss e 82 stranieri senza i requisiti per ricevere il sussidio dallo Stato. La Locride è stata esclusa dalle finaliste di Capitale della Cultura 2025, rammarico e incredulità per la decisione. Reggio Calabria, operazione di controllo di canili NAS, carabinieri verificano 11 strutture sottoponendo in sequestro 3 strutture con 200 cani. Sabato presso l'Hotel Federica di Riace, evento di chiusura sul 50° anniversario della scoperta dei bronzi di Riace, sarà un programma televisivo trasmesso in diretta dalla nostra emittente organizzato in collaborazione con il Consiglio regionale della Calabria ed il Comune di Riace a mettere il cappello sul ciclo delle manifestazioni. 4 giovani imprenditori hanno messo su un'azienda denominata Aliva, sfrutteranno gli scarti di potatura di ulivi secolari per produrre oggetti in legno. Siamo andati a conoscere il progetto con le nostre telecamere.